Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi primo vlog puro sul canale, non l'ho mai portato, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi può piacere, se vi interessa, magari comincerò a portarli. Prima di lasciarvi però al vlog, molti di voi su Instagram o su Facebook mi hanno chiesto di Patreon, che ho inserito nel motovlog dello Stelvio, cosa fosse, perché l'hai aperto e come funziona. Allora, su Patreon praticamente ragazzi andrò a caricare tutte quelle clip, quei video che sul canale principale non posso caricare per ovvi motivi legali, oppure che sono clip piccole quindi non c'ha senso caricare, però magari sono divertenti. Ho pensato tanto ad aprire Patreon, il fatto di aprirlo, se poteva essere una cosa produttiva o meno, e alla fine ho detto perché no, proviamoci, vediamo come va. Ho del materiale acquisito in questo anno di YouTube che posso riversare su Patreon, e piuttosto di buttarlo preferisco metterlo lì e renderlo disponibile a quegli utenti a cui va di contribuire alle spese di sostentamento del canale. Ci sono ovviamente dei contenuti che richiedono dei soldi e a volte è difficile per me approntare queste spese, e quindi ho detto magari c'è qualcuno, come già alcuni di voi hanno fatto su Patreon, che mi vuole supportare, mi vuole dare una mano in concreto. E niente, metterò dei video lì. Ovviamente il materiale principale starà su YouTube, la pubblicazione di video continuerà normalmente, Patreon sarà semplicemente un qualcosa in più. Quindi che ne so, sullo Stelvio per esempio, per il fatto che il video era già lungo di suo e che mettervi 3 minuti di Stelvio, 4 minuti di Stelvio, 5 minuti di Stelvio solo guidato, dove non dico niente perché mi stavo godendo la strada, sarebbe stato inutile e uno spreco di metraggio su YouTube, mentre su Patreon ho la possibilità di magari caricarvi il video completo con pochissimi tagli, senza effetti. Quindi se volete sentire Mercury in pur sound, volete vedere come guido, anche perché da un montaggio stupido su YouTube che può essere di un minuto e mezzo di guidato, bene o male non si capisce come guida una persona. Se tante volte volete vedere, approfondire, siete curiosi o vedere dei contenuti esclusivi, ecco, Patreon è la piattaforma giusta. Qui sotto in descrizione vi lascio il link. Detto questo ragazzi, non mi resta nient'altro che fare partire la intro e lasciarvi al primo vlog, che vi ricordo essere una prova. Non ho mai portato un vlog, quindi fatemi sapere qui sotto se vi piace o no, così vediamo se continuare a portarlo sul canale. Ciao a tutti ragazzi e bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi secondo giorno della vacanza sullo Stelvio. Come vedete le moto sono bagnate, il tempo non è dei migliori, quindi abbiamo deciso di optare per andare alle terme. Però una giornata intera alle terme di Merano sarebbe una rottura di scatole assurda e usciremo probabilmente con la pelle lessa. Quindi la mattinata la andremo a svolgere facendo un'attività di escursionismo, prendendo la funivia più grande del mondo, così sul dépliant c'è scritto, mo vediamo se è vero. E andiamo quindi su in cima, più o meno saranno 3000 metri, e dopodiché riscendiamo, prendiamo il furgone, non le moto, e andiamo alle terme. Dopo l'acqua di ieri non temiamo più nulla? No, assolutamente, ieri in certo punto. Quanta ne hai presa? All'inizio era oddio piovicica, a fine giornata e piove, vabbè sì. Ma va. È uguale, cioè praticamente non mi importava più niente, l'importante era arrivare all'hotel. Però posso dire, abbiamo scoperto con piacere che i giacchetti in pelle praticamente non fanno passare l'acqua dentro. No, infatti, sono stato piacevolmente sorpreso da questa cosa, mi ho detto, mo un mese completamente fragile, e invece dignitosamente asciutto. Esatto, cioè io mi ero messo sotto pure la Madonna, però raga, tranquillo, fuori fracichissimo, grondavo acqua. Ecco, i piedi un po' meno, abbiamo scoperto gli stivali da gara, da pista, non sono proprio antiacqua, no. Visto che però per andare alla funivia sarebbero 30-40 minuti a piedi e invece 2-3 minuti in macchina/moto, cosa facciamo? Andiamo con il furgone. Quindi preparatevi perché i posti davanti sono solo 3 e ci mettiamo le due ragazze e il conducente, e tutti gli altri staranno dietro nel cassone. Immaginatevi fra poco cosa può uscire. Vai Lollo, sei pronto?
Prontissimo. Apri sto furgone, vai, famo tipo SWAT. Prego, prego, prego. Letterina, letterina A. Dai, signore. Ragazzi, il conducente, ragazzi, il conducente. Ecco. Beh, io guido. Letterina B. Io guido. E non volere tornare in Africa, non volere tornare in Africa. Volevo dire una cosa, volevo dire solo una cosa. Se ci fermano le guardie, siete tutti profughi. Vi sentate al semaforo, non vi conosco. Buon viaggio, ragazzi. Oh, buon viaggio, buon viaggio un cazzo. Porta buio. Oh, no, no, raga. Che fai, la finta? No. Oh, ma qui stiamo a più tà, oh. Oh, ma piano! Oh! Sto per sbrattare. Io non so come ci siamo finiti dentro un furgone completamente chiuso con la puzza di benzina. Ma soprattutto io, perché e spallottati da una parte all'altra. Secondo te come ci siamo finiti? Ma ci hanno capito. Quale cazzo di motivo gli occhiali dentro? Perché abbiamo tutti gli occhiali da solo? No, io. Perché tu io me li so tolti. Perché lui ce l'ha? Io me li so tolti. Sul Sagadà ballavo meno! Oh! Falla di te fai a mano, voglio vedere che effetto fa qua dentro. No! È merda! Vabbè ragazzi, noi ci vediamo se riusciamo a uscire vivi quando siamo alla funivia. Ed eccoci arrivati. Oh, c'è raga, ho sbarcato senza zaino. L'impianto è questo alle nostre spalle. Adesso andiamo e prendiamo la funivia. Cominciamo a salire. Ho già messo a fare a casino, c'ho paura, c'ho soffro di vertigini. Tu soffri di vertigini? Ma davvero? Sì. Spettacolo. Cacca sotto già. Cacca sotto. La seconda salita sono i tranti. Tu invece come stai messo, altezza? Molto male. Molto male? Molto male. Ah raga, due cuore del leone siete. Mazza, io penso faccio così e chiudo l'occhio e nessuno saprà mai lo faccio. Alla grande. Vabbè comunque viene, fa manco tanto freddo. No, questa è una cifra bene. Visuale pazzesca. Io sai che faccio? Visto che ho lo zainetto e mi sono portato il drone, io qui faccio partire una bella dronata e lo mandiamo subito a schiantare addosso a quelle rocce lì. Meno male che non soffro di vertigini, perché sennò sarebbe un casino. Dronata conclusa, mi sento molto Bear Grylls sull'Himalaya, invece sto a comodi 3000 metri neanche. La differenza d'ossigeno si sente tantissimo, praticamente ogni battito faccio due respiri. Adesso, visto che il tempo si sta mettendo brutto in distanza, stiamo andando al rifugio dove pranzeremo con una cosetta al volo e dopo andremo a riprendere la funivia per poi riscendere e andare alle terme. Niente! Non ce l'ho fatta, mancavano un centinaio di metri, ma so distrutto, so sudato, non mi posso ammalare, non c'ho voglia. E quindi me torno giù a valle, al rifugio quello dove ho fatto partire il drone, dove praticamente siamo arrivati con l'ultima funivia. Purtroppo sono fatto così, nel senso che quando sento che proprio il corpo non ce la fa più, mollo, non riesco a dare quello sprint in più. 2800 metri per me sono abbastanza, gli altri si fanno gli ultimi 100, 150, quello che è. Contenti loro, anche perché il tempo è diventato una merda e sta per mettersi a piovere. A valle già piove, quindi io sono già sudato, mi prendo pure l'acqua, me va proprio. Freccia abbandona. Ci vediamo quando siamo seduti giù al rifugio, quello basso. Dopo questa discesa meritatissima e velocissima è arrivata l'ora per me di mangiare. Vi faccio vedere cosa ho preso. Cotoletta alla milanese in montagna. Dall'aspetto pare buono. Da Milano non siamo tantissimo lontani, quindi speriamo che sia ok. A dopo. Ci siamo riuniti con il resto della combriccola che è arrivata sana e salva. Sana e salva sopra e sotto bagnandosi perché hanno preso l'acqua.
ma mangiando adesso, come porci. E adesso siamo di nuovo sulla funivia per riscendere giù. Terme, raga, terme, c'è solo una parola in testa, terme. Bene, la giornata è continuata, siamo riscesi dalla funivia e siamo andati con il furgone a Merano. Il problema è stato che alle terme di Merano non si può riprendere, non si può fare foto, non si può portare cellulari. Quindi cellulari purtroppo e camere messe dentro gli armadetti e ci siamo goduti le terme. Devo dirvi ragazzi che le terme dentro sono veramente veramente belle. Se trovo qualche video vi metterò un po' di foto o un piccoli video magari qui mentre parlo. E sono state veramente rilassanti, ci siamo ripresi completamente da tutta quell'acqua che ci siamo presi il giorno prima. E è stata veramente una bella esperienza. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia anche quest'oggi. Noi, come al solito, ci vediamo settimana prossima, di giovedì, con un nuovo video. Da Frecciaverde, il resto del gruppo che non è qui con me, ma che era lì con me quando siamo usciti dalle terme di Merano, è tutto. Ciao! Ah, mi raccomando, iscrivetevi, condividete a bomba sui social e lasciate un bel mi piace. Yeah!